Ciao, sono Sasha e quest'oggi introdurrò il video di Giovanni, dove andremo a friggere un bisticcozzo da 4 piedi. Io intanto mi alcolizzo, voi godetevi il video. Salve ragazzi, come al solito Giovanni Foi, siete sul mio canale, quindi se avete aperto il video è perché un minimo mi seguite. Quello che vi ha detto Sasha prima è giusto, perché stiamo per andare a mangiare una bistecca da 3, 4, 5, 10 kg in base a quanta fame ci avevamo, fritta, perché fritto è meglio. Siamo da Beef Bazaar in via Germanico e abbiamo un ospite speciale che ci sta aspettando. Amico mio! Quello che andremo a fare oggi è già stato fatto sul canale di Michele, Bracciami Ancora, uno dei più grandi esperti di carne su YouTube Italia. Ha fatto fare il giro del mondo con le carni a Sasha, ha fatto provare a me delle carni frullate in un anno, ma oggi andremo a fare qualcosa di più. Tu hai già fritto una bistecca, se non sbaglio da un chiletto. Io ho già fritto una bistecca, ma però per le cose grosse aspettavamo Giovanni. Spiegaci cosa andremo a fare oggi, che carni hai scelto per noi? Caro Giovanni, te la scegli te tra queste tre, perché io oggi non faccio nulla se non mangiare la bistecca che tu friggerai, tu taglierai e tu sceglierai. Sono tre carni, una diversa dall'altra, sembrano uguale, ma solo a un occhio che non è allenato. Questa è finlandese, è la sashi finlandese che abbiamo mangiato 8 volte nel tuo video. Mentre questa, che cos'è questa? È una grigio alpina. Grigio alpina italiana, qui proprio carne italiana. Mai mangiata. Mentre questa dovrebbe essere la mia preferita, ma che non piace a Sasha, la polacca. Siamo molto affamati stasera. Io ti direi, visto che voglio fare un tre chiletti, sei famo italiana? Visto che non c'è niente da fare, ti facciamo pure un pochetto di sashi. In questo video, dove immagino voi abbiate già lasciato like, se non sbaglio, stiamo andando a friggere queste bistecche di qualità eccelse. Ma nel suo video, ne appende una bistecca di qualità ancora più eccelsa. Sentite, sentite. Circa 500 euro al chilo, messa a mollo della birra e frullata dentro la birra. Ma torniamo a noi, perché da una parte abbiamo uno dei massimi esperti di carne nel mondo, di tutto il mondo YouTube, universo. Però abbiamo anche una delle massime esperte di vini. Abbiamo Versami Ancora, Francesca. Dovete sapere che questa bottiglia l'abbiamo già aperta, perché abbiamo già iniziato a bere. Però raccontaci questo vino. Siamo in Argentina, questo è il vino più emblematico del Sud America. Sta vincendo un sacco di premi, è quello che sta andando in giro per tutto il mondo, quindi importante. Minchia, fantastico. Amici, questo ciao. Coglioni. Se stessimo su Bracciami Ancora direi mortacci quanto è buono. Ma puoi dirlo anche qua perché mi piace. Mortacci quanto è buono. Ma vogliamo iniziare a tagliare la carne? No, sì. No, non iniziamo. Inizi. Noi la carne. Mangiamo, tu lavori. Guarda, Giovanni, se devi tagliare la bistecca, ti chiamo il super professionista. Il super professionista. Che è già stato nell'altro video, se non sbaglio. Che parla poco, ma agisce tanto. Agisce tanto, Duccio. Teorie e tecniche del taglio della bistecca. Canta Duccio. Io farei osso, vicino all'osso, senza spaccare l'osso. Segui la linea dell'osso. Ho toccato l'osso. Hai toccato l'osso. Allargala. Con una allarghi, polpozzo. Penso io che sono abituato a fare bicipiti. Sono almeno 2,8 kg. Ma sapete, sono 2,4 kg. Andiamo alla bilancia. Ci sono andato vicino. Cazzo, 2,2. Visto che nel titolo voglio scrivere 3 kg, friggiamo 3 kg di bistecca. Poi fa un altro chilo di sashi. Va bene. Ole. Hey! Hey! Posso io? Ole. Tra 6,56. Quindi abbiamo un 2,2, abbiamo quasi un 700, siamo a 3 kg di carne. Allora, la mia domanda è: come agiamo? Qua sulla griglia. Giovanni, gli diamo una scaldatina sulla griglia. Come ti permette? Ma giusto un accenno. Però poi del bagno nell'olio bollente lo deve fare, è lì che si cuoce, è là che diventa libidinosa. Però ci vuole una bottiglia a chilo di carne. Io approvo. Vuole io? Perfetto, l'unanimità, il consiglio approva. Benissimo. E piglia lì, sei tu bambine, vai di là, trovi l'olio bollente. Ma facciamo una alla volta? Beh sì, una alla volta, dai. Abbiamo fame. Iniziamo dalla piccolina che ci facciamo un altro così. È già calda, come la posizioni? Dimmi tu. Vado, senti il bel rumore. Ricordiamo che in questo momento stiamo scottando la bistecca un paio di minuti per lato per fargli prendere un po' di calore per poi andarla a friggere. Fare una sfera che contenga il vino e il cibo. Oh, guarda che bello! Togli quella bistecca, Giovanni, togli quella bistecca! Eccolo! Andiamo in frittura! Questo è un momento catartico, possiamo farlo insieme? 2, 1, 2. Io mi sono cagato addosso, raga. Quanto deve stare dentro? Così, secondo me, 3-4 minuti. 3-4 minuti e lo tiriamo fuori. Basta. Diciamolo, quando si mangia la carne rossa, vino rosso è d'obbligo. Infatti io mangio un sacco di volte la carne perché mi piace il vino rosso. Tu lo sai che nel mio video dovrei parlare tu e io sarò sempre alla spalla? Sei sbagliato. Mi dissocio. Alziamo per capire.
La leviamo? Sì. Allora, facciamo sgocciolare un po'. Olè. Bro. Senti com'è crostosa. Piena di olio, sugna proprio. Andiamo, andiamo, andiamo. Ed eccola qua, la bellissima sashi finlandese fritta. Guarda, la goduria vera è tagliarla sopra il legno. Ho paura di non essere in grado di tagliare una cosa del genere, però ci proviamo. Però effettivamente in pastella poteva sembrare... Questo è il Maldon? Grazie. Era la parte finale della... Scusami, che sai, mi sono un attimo emozionato. Non ha resistito. Vai, assaggiate. Lasciando che è veramente buona la carne, ha un sapore assurdo. Si sente la crosticina che sta proprio di frittura, un po' di fritto la crosticina. Vabbè, da adesso frigo ogni carne che faccio a casa. Lo ammetto, non pensavo, ma la frittura fa tanto sulla crosta. Mm-hmm. Cioè la cottura interna è veramente perfetta, ma sulla crosta, cioè, tu senti proprio quella parte dura. Tacci quanto è buona. E questo, ragazzi, è solo l'antipasto, eh? Mi sto dando da mezzo. Adesso, caro Giovanni, c'è un problema. Questo antipasto mi ha fatto di una fame mostruosa. Quindi noi ti aspettiamo. Ma l'hai cotta tu? Signor Duccio, io vedo una cosa che è grossa più o meno come casa mia. Ma è possibile che sono 2,2 kg? Secondo me, se mi sbaglio, c'è la bilancia starata. Andiamo a friggere. E io ho paura. Sono in grado? Stavolta quanti minuti per lato? Il signor Michele dà quest'idea di cuocere un po' meno qui e farla friggere di più. Ma Duccio ha paura che sia fredda all'interno poi. Okay. Io direi che facciamo... Comandi te. Poco più di prima, sì. 2 minuti e mezzo, 3 va minuti bene. E poi giriamo 4 minuti del cucinato. Beh, deve friggere parecchio, questa è bella alta. Sì. Giriamo. Ok. Non è food porn, è un livello. È amore. Amore rappresentato da una bistecca, guarda. Ma ti faccio una domanda. Quanto è bello essere il mio videomaker? Non è bello quanto mangiarsi quella carne. Ma quanto è bello essere il mio montatore? Carissimo Frank, che ogni volta mi monti i video. Com'è montare guardando tutto quel cibo? Cioè, come stavo a montare in roba food porn? Io direi che andiamo a friggere. Però pesa più di me. Andiamo in frittura. Piano piano, perché pesa tipo 87. Porca va! Schizzato! Paura io, paura! Ci siamo, aspettiamo un 5-6 minuti? Anche 7. Anche 7 ha detto. Sascino! Beh, che di me. Sei ancora in grado di proferire parola? Come no, voglia! Non son per niente brillo. Mi dica. Stiamo cuocendo la carne, friggendola. Posso fare spazio e devo cucinare? Mi hai chiamato tu qua! Dal colore direi un altro minutino, forse un po' di più. Ci siamo, un altro... Sì, siamo alle battute finali, caro Giovanni. Vai, immergiamo. Ah, togliamo, sono passato il nostro minutino. Guarda qua, Sasha. Ci siamo! Ora fuori! Guarda come si scrivono! Pesa. Sì, 2,5 kg. Amici miei, è arrivato il momento di tagliare questa carne italiana di prima qualità. Lo vedi? Senza paura. Ma facile proprio. Senza paura. Sto studiando per tagliare la carne. Mamma mia. Ora qua. Wow. Voilà. La Madonna. Che bestia. Guarda, non devi guardare. Frate. Non vedo un cazzo. Non devi guardare, guarda, la telecamera, No look. Bro, questa mi sembra un po' ciotta come mi sembra un po' grandina come fattina. Guarda qua! Bravo! Guardalo! Bravo! Incredibile! Spingila giù! No, guarda, non così. Guarda qua, Giovanni! Tutta roba tua questa! Mangiamo come dei selvaggi, vai! Assaggiamo! È grassa, già di sola carne. Così è più grassa del grasso del grasso. Giovanni, c'è un petit problema, un piccolo problema. Che al cuore è un po' fredda. Quindi mi sa che te devi rialzare e andarci a dare l'ultima boccarella di fritto. Mettate in gola. Martina, sei d'accordo? È molto fredda, è un po' artica. Si sento le Dolomiti qua dentro. Sai che sono curioso di vedere la parte centrale fritta? Vai, friggi pure l'osso. Terzo giro in frittura. Olè! Quindi adesso vedremo anche la parte interna. Quando si friggerà cosa succederà? Potrebbe essere stato tutto organizzato a lasciarla un po' fredda dentro? Chi lo sa? È vero, sono sbagliato. Allora, pezzo per pezzo. Iniziamo col pezzone grosso, che lo mettiamo
a mollo, olè. Ci mettiamo anche l'osso, olè. Mettiamo pure questi, vai. Fra, io la tolgo quasi subito, l'abbiamo lasciata un minuto e mezzo, perché veramente, vai, bella fritta, guarda qua. Ma stai a vedere che colore ha preso con la frittura? Olè! Sto godendo come un porco, raga. Ci siamo! L'effetto che è uscito è fantastico, guardate qua. All'interno, questo rosso. L'hai mai visto un rosso così? Giovanni, ce l'hai cotta meglio sta bistecca? Fra, oh, guarda qua. Io stavamo aspettando. Guarda dentro com'è scura. Sì, questa è la cosa più bella che vedrai in tutto il 2020. 21. Esatto, 1. Posso ci mettere un altro po' di sale? Sì. Lancio così, lo, questo è il mio metodo. Allora, lancio. Tu ti metti così. Sì. Prendi la rincorsa. Ah, tua Giovanni. Però poi l'occhio, no, ma solo che andrà tutto al centro, ragazzi. Ragazzi, l'assaggio. Questo è il vino mio? Sì. Assaggiamo la cotta. Assaggiamo ogni cotta di crude. Comunque ha mantenuto comunque un po' il crudo dentro, per fortuna. Allora, c'è molto più olio adesso. C'è pervasa. Adesso è qualcosa di cosmico. Mortacci quanto è buono davvero. Sai qual è la particolarità? A sto giro, se la tagli, la rifriggi, lo senti tutta la crosta su ogni fetta. Si perde un po' il morbidino dentro, che io... Perché poi in iper si cuoce troppo, un po' troppo. Però rimane morbida, sì. Perché la carne che è molto morbida si sente. All'interno rimane un fettino di grasso, un pezzo di carne. La dovrei mettere in menù sta carne. È incredibile. Comunque questo vino australiano... Top, fra. Francesca non sbaglia un colpo. Ne fai brutto. Posso dire una cosa? Esperienza top, perché non avevo mai fritto della carne, così sono sincero. Neanche io. Ho fritto dei panini del McDonald's, però un'altra storia. Mamma mia, guarda qua, che confettino dolce. Non so se avevate un dubbio se provarla o no a casa, ma da me e da Sasha, super approvata. Sì. Se dovete provarla, cercate un modo per friggerla, magari anche in due lati, no? Metti un po' di olio sulla padella, metti, giri in base a quello che avete a casa. Sembra una costina di super qualità. Presente? Cioè, c'ha quella costina, no? Perché di costina? Però super di qualità. Michele, ma te posso fare la proposta zozza? Dai, solo scene. Arriviamo a 100.000 like. Sì. Me lo porti un barbecue a casa? Ma uno di quelli tipo top di gamma? Vabbè, sì, ok, te lo porto. Oh, ragazzi, non fate i vegani, mettete like. Non fate i vegani. Non fate i vegani. Like. 100.000 like, mi faccio portare. Tu lo vuoi a gas, perché a carbone. Mi sono viziato, esatto. Voglio sporca casa. Esatto. Abbiamo fritto 3 kg di carne. E che carne. Io voglio ringraziare Beef Bazaar per averci ospitato e averci offerto la carne. Ogni volta è super gentile il proprietario che ci fa cucinare tutta sta roba. Vorrei ringraziare Bracciami Ancora, Versami Ancora, che pezzo si è persa nel mondo. Sarà andando a aprire un altro.